Salve a tutti, sono Marco Casario, bentornati al terzo ormai appuntamento dedicato al responsive design e quindi alla creazione di web application per tutti gli schermi. In questo terzo episodio parleremo delle media queries di CSS3 ed in particolare le media queries non sono innanzitutto una novità dell'ultima versione di CSS, la 3, ma sono invece una feature che è stata rilasciata dal V3C già con la versione dei CSS 2. E su questa slide vedete l'indirizzo della documentazione sul sito del V3C delle vecchie media queries. Le avrete sicuramente utilizzate in passato, soprattutto se venite dallo sviluppo di web application, ed in particolare avrete utilizzato il media type per definire i contenuti da stampare all'interno di una pagina o di un'applicazione web. Quindi, come vedete dalla slide, avrete utilizzato l'attributo media sul tag link. E avrete assegnato il valore print al media in questo caso ed un CSS associato a questo tipo di media. Così facendo, che cosa avreste creato? Avreste gestito la possibilità di ridisporre e decidere quali elementi mandare in stampa nel momento in cui l'utente faceva. Cercava di stampare una pagina web, quindi quello che di solito comunemente veniva fatto era nascondere l'intestazione o eventuali immagini di header o di footer, immagini pesanti che poco servivano alla stampa effettivamente del contenuto di cui aveva bisogno l'utente. C'era tra le varie proprietà delle media queries nella versione di CSS 2 la proprietà handled. Questa proprietà era proprio intesa per la gestione dei dispositivi mobili, quindi dispositivi con schermi piccoli e limitate capacità di banda. Questo era un utilizzo, un pezzo di codice che utilizzava in questo caso il media type screen e utilizzava la chiocciola e il media all'interno del CSS. Ed il problema per cui erano limitante le vecchie media queries create con i CSS 2 e l'utilizzo quindi della proprietà handled, era relativa soprattutto al fatto che con i vecchi media type nascevano all'epoca i primi dispositivi tablet, e è solo che i browser di questi dispositivi, quindi dispositivi mobili fondamentalmente smartphone e tablet, interpretavano il media type screen e non il media type handled. Quindi fondamentalmente ci aiutava questa proprietà ci aiutava poco nella definizione degli stili per cercare di andare ad ottimizzare il contenuto per quei tipi di device. Con i CSS3 nasce una nuova versione delle media queries molto più potente, focalizzata diciamo, indirizzata ai dispositivi mobili, che invece adesso sono molto più attuali di largo utilizzo per la navigazione sul web. Quindi le nuove media queries per i CSS3 nascono appunto per intercettare non solo dei tipi di media, ma soprattutto per ispezionare, ed è questo che mancava nella precedente versione, le caratteristiche fisiche del device. A questo indirizzo trovate le specifiche sul sito del V3C, il sito ufficiale che ha creato le specifiche delle media queries CSS3, tutte quante le proprietà. Noi in questa presentazione ne vedremo, diciamo, ne analizzeremo solo le più importanti, le più utilizzate. Questa è la sintassi, quindi una sintassi molto semplice che non vi richiede di studiare un nuovo linguaggio, ma si usano gli statement CSS3, quindi chiocciola media, screen, and, quindi l'operatore logico e. Dopodiché, all'interno di queste parentesi andiamo a mettere la condizione che deve verificarsi per andare a caricare gli statement compresi all'interno delle parentesi graffe. Quindi min width, che sta per larghezza minima, 960 pixel. Quindi ogni volta che la pagina web si troverà ad essere caricata all'interno di dispositivi,
che hanno una risoluzione, una larghezza minima di 960 pixel, verrà caricato quello statement CSS che definisce come possiamo leggere il body, per il body la famiglia di font, il peso del font e lo stile del font. Quindi, se il browser legge le due query che sono state impostate, viene caricato il CSS, viene applicato, è meglio dire, il CSS definito all'interno. Prima di andare avanti bisogna capire subito due differenziazioni quando si parla di media queries, e queste sono il concetto di display area e rendering surface. La display per display area si intende l'area visibile del browser, che viene anche detta, diciamo, in gergo un po' più tecnico, viewport. Quindi quando ci riferiamo alla viewport ci stiamo riferendo all'area visibile che l'utente vede all'interno del browser. Quando parliamo di rendering surface, invece parliamo dell'area totale, visualizzata dal device, ovvero l'intera schermata che comprende anche gli spazi che si prende il browser per l'indirizzo diciamo, la barra degli indirizzi, eventuali bottoni, eccetera, eccetera. Quindi è l'area totale, non è solo l'area visibile all'interno del browser. Capita questa differenza, possiamo andare a vedere alcune proprietà delle media queries, che ci permettono, in questo caso la proprietà width, di andare ad intercettare la larghezza della viewport, quindi la larghezza, tornando alla slide precedente, la larghezza della display area, ovvero l'area visibile del browser. Questa proprietà accetta il suffisso min e max che ci permettono di andare ad intercettare la larghezza minima o larghezza massima della viewport all'interno del quale viene caricata la nostra pagina. Quindi possiamo scrivere, come vedete dalla slide, possiamo decidere di caricare uno statement CSS e applicare degli stili solo per dispositivi con min width, larghezza minima 400 pixel e larghezza massima 700 pixel. Qui ci accorgiamo anche della potenza delle media queries, che possono anche concatenare condizioni logiche. Qui sto dicendo che solo per dispositivi che hanno una larghezza della viewport compresa tra i 400 e i 700 pixel, solo per questi device vado a caricare gli statement CSS. Stesso discorso per la proprietà height, cioè l'altezza della viewport, incluso, è bene dirlo, incluse le dimensioni delle scroll bar se renderizzate dal browser. Anche questa accetta il prefisso min e max. L'utilizzo è lo stesso, la sintassi è la stessa della proprietà width, quindi come vedete dalla slide, chiocciola media screen and min height 320 pixel, dentro alle parentesi graffe andrò a mettere gli statement CSS che vo vo vorrò applicare per quel tipo di device. Proprietà diverse invece sono le proprietà device width, che è appunto la larghezza, ma questa volta della rendering surface, ovvero dell'intero schermo e non più solo della display area. Accetta anche questa proprietà il prefisso min e max, e si utilizza dal punto di vista della sintassi nella medesima maniera della proprietà height e height. Ed ecco qui la device height, che è l'altezza della rendering surface, ovvero dell'intero schermo. Anche questa accetta il prefisso min e max. Poi abbiamo la molto importante per i device, perché può cambiare anche drasticamente la visualizzazione della user interface e del contenuto della nostra pagina, è la proprietà orientation, che ci permette di intercettare come l'orientamento, quindi, del device. E accetta come valori landscape e portrait. Quindi, tanto per capirci, posso sapere come sviluppatore se l'utente sta tenendo il suo smartphone o il suo tablet in posizione orizzontale o in posizione verticale. Appunto, landscape e portrait. Non accetta questa proprietà il prefisso min e max, e dal punto di vista diciamo, della sintassi,
rimane l'uso del chiocciola media, screen, and, orientation, due punti, il valore. Quindi portrait, se voglio intercettare l'orientamento verticale del nostro device, o landscape, se invece voglio simulare l'orientamento orizzontale del device. Molto importante questa proprietà. Lo abbiamo detto prima, ma lo ripetiamo perché questa è veramente una delle nuove funzionalità delle media queries nei CSS 3, ovvero la possibilità di creare delle condizioni e concatenare più proprietà. Quindi potremmo scrivere, per esempio, per tutti i dispositivi che hanno una larghezza di 48, almeno 48 em, e m è una misura relativa che si usa con i CSS, e orientation landscape, quindi per tutti i dispositivi con una larghezza, una display area che abbiano una larghezza minima di 48 em e siano orientati in modalità landscape, allora vammi ad applicare quelle proprietà CSS che andrò a definire all'interno delle parentesi graffe. Attenzione ad una cosa, i vecchi browser. E per vecchi intendo per esempio browser che vanno più come per esempio Internet Explorer 8 inferiori, non vengono supportate le media queries dei CSS 3, quindi posso nascondere i CSS a questi browser e evitare di farglieli caricare. In che modo? Usando la keyword only. Vedete qui dalla slide, chiocciola media. Only screen and e la mia media query CSS3, con quell'only sono in grado di non far caricare a browser vecchi che non interpreterebbero quel codice gli statement CSS che vengono proprio saltati dal browser. Finora abbiamo visto la gestione, la definizione dal punto di vista della grammatica, delle media queries, utilizzando quindi con un sistema, un approccio embed all'interno dello stylesheet, utilizzando appunto la sintassi chiocciola media, ma posso anche importarle all'interno del documento come foglio esterno e quindi posso utilizzare il tag link, vedete qui in fondo alla slide, con l'attributo media, all'interno del quale vado a definire la query che voglio applicare, nel mio caso only screen and min width 970 pixel. Quindi, per quando si verificherà questa condizione, andrò a caricare, a interpretare, ad applicare gli statement dichiarati all'interno del file style.css. Quindi posso utilizzare uno dei due approcci. Bisogna però capire e sapere, ovviamente, soprattutto quando si sviluppa per i dispositivi mobili, dove si cerca sempre di ottimizzare le chiamate HTTP per non far, diciamo, viaggiare sul protocollo HTTP anche le informazioni dell'header, che altrimenti vengono ogni volta scambiate e non possiamo farci nulla. Le media queries embeddate nello stylesheet, quindi con il chiocciola media, vengono caricate dal browser anche se non utilizzate, ma viene effettuata una sola chiamata HTTP. Se invece si utilizza l'altro approccio, quello con il tag link, quindi con il foglio esterno, anche in questo caso vengono caricati gli statement CSS, però con l'aggravante che le chiamate HTTP sono tante quanti sono i fogli di stile che intendiamo caricare. Quindi se abbiamo per esempio 4, 3 fogli di stile per gestire, non so, i CSS per gli smartphone con small screen, i tablet 7 pollici, per esempio i tablet 10 pollici, quindi importiamo 3 CSS, bene, in questo caso avremo 3 chiamate differenti HTTP. Ci sono, anche se sono ancora a supportare da pochissimi browser, le ultime versioni di Chrome già le supportano alcune di queste proprietà, già le draft per la versione, la prossima versione delle media queries, quindi quella che sarà definita nei CSS 4. In questa breve presentazione voglio solo fare un rapido elenco perché ci sono alcune proprietà davvero interessanti. E potete andare a trovare le specifiche anche se ancora in draft, ripeto, sul sito del V3C all'indirizzo che vedete in questa slide. Le proprietà che sono state finora
introdotte sono Script, Luminosity, Pointer e Hover. Sono supportate solo dal WebKit Engine, quindi solo dai browser che supportano questo engine HTML. La proprietà, andiamo ad analizzarle una per una, tanto sono appena 4. La proprietà Luminosity ritorna dei valori a seconda della luminosità ambientale, molto importante questa, all'interno del quale il device è utilizzato. Quindi posso andare ad intercettare, a sapere se l'utente sta fruendo di un contenuto web in un ambiente con poca luce, molta luce o luce normale. Questa proprietà infatti accetta tre valori. Il primo è dim, ovvero il device è usato in un ambiente poco illuminato, per esempio di notte o al chiuso. Normal, il device è utilizzato in un ambiente con luminosità ideale. O washed, il device è utilizzato in un ambiente estremamente illuminato ed il testo quindi potrebbe non essere leggibile. Che si fa allora? Si utilizza, vedete in questo esempio, in questa slide di esempio, si utilizza questa proprietà, la proprietà luminosity, per andare a cambiare il contrasto tra lo sfondo e il colore di foreground, quindi il colore del testo, per esempio, per aumentare il contrasto se siamo in un ambiente piuttosto buio rispetto ad un ambiente normale. Molto interessante. La proprietà pointer invece ci ritorna il grado di precisione del puntatore e ritorna tre valori: fine, coarse o none. Fine è il valore assegnato se l'utente sta usando un mouse, una stylus pen o un trackpad. Quindi fondamentalmente se l'utente non sta utilizzando il dito su dispositivi touch. In questo senso ci ritorna il grado di precisione del puntatore. Coarse invece è il valore ritornato se l'utente sta utilizzando il touch e none è il valore che ritorna se l'utente sta utilizzando la tastiera o comunque non sta utilizzando nessuno strumento di puntatura. Per quale motivo può essere utile? In questo esempio vediamo che vado a ingrandire le dimensioni di una checkbox nel caso in cui l'utente stia utilizzando il dito. Perché se sto utilizzando il touch e il dito per selezionare, per esempio, delle checkbox, potrebbe essere più usabile la mia pagina web se le checkbox fossero più grandi di dimensioni rispetto alle dimensioni normali, come se usassi il mouse, che ha un grado di precisione maggiore, no? Quindi anche questa è davvero utile. Infine la proprietà hover ritorna un boolean, no? Quindi true 0 o 1 in realtà ritorna più che true o false. A seconda del supporto allo stato hover. Se ritorna 0, significa che mi trovo su un dispositivo touchscreen. E per esempio possiamo utilizzare questa proprietà per andare a cambiare le impostazioni di un menu nel quale avevo definito un effetto di hover nel momento in cui il cursore si posiziona sulle voci di menu. Bene, abbiamo finito questa terza parte dedicata alla grammatica delle media query CSS3. Nella quarta parte vedremo un esempio pratico, quindi metteremo insieme, la prima lezione dedicata ai tool per andare a testare le nostre pagine, web a differenti risoluzioni senza dover ogni volta provarle sul device. Nella seconda parte di queste lezioni abbiamo invece visto alcune librerie e alcuni approcci per sviluppare applicazioni responsive. In questa terza parte abbiamo visto la grammatica delle media queries, che sono delle impostazioni degli statement CSS3 che ci permettono di andare ad intercettare la dimensione della display area del nostro dispositivo e quindi cambiare il nostro contenuto e la user interface dell'applicazione in base alla risoluzione del dispositivo, fondamentalmente, all'interno del quale è caricato il nostro sito web. Alcune risorse che possono fornirvi altri spunti utili. Se andate sul sito del CodeMotion, cercate la mia presentazione, quella Marco Casaio, che si chiama HTML5, CSS3 e JavaScript, web app per tutti gli schermi. Trovate la presentazione completa che ho ottenuto al CodeMotion a Roma, sono circa 50 minuti. E se andate sul sito, sul meetup di HTML5 Italy, la comunità italiana dedicata ad HTML5, ci sono parecchi video e informazioni che riguardano proprio lo sviluppo di applicazioni responsive. A questo punto io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata per scrivere un po' di codice insieme. Grazie a tutti, ciao!